Buonasera, buonasera. E allora la giornata qui in Vaticano è iniziata proprio con la commemorazione dei cardinali e dei vescovi defunti durante l'anno. La celebrazione è stata, la funzione religiosa è stata celebrata da Papa Bergoglio all'interno della Basilica Vaticana presso la cattedra dell'altare. E allora ci dice tutto, ci spiega il servizio di Paolo Fucili. Tutti di fronte alla morte di una persona cara ci chiediamo che ne è della sua vita, del suo lavoro, del suo servizio alla Chiesa. È tutto nelle mani di Dio, assicura Francesco con tono sommesso e granitica certezza. Atmosfera solenne per la liturgia celebrata stamane in San Pietro, messa in suffragio dei cardinali e vescovi 145 tornati alla casa del padre negli ultimi 12 mesi. Tra loro i cardinali Tonini e Glemp, il primate di Polonia protagonista col connazionale Wojtyła della stagione di Solidarność della legge marziale e della dissoluzione finale del comunismo. Ma anche i monsignori Farina e Montevecchi, deceduti da vescovi ancora in servizio di Caserta ed Ascoli rispettivamente. Sono nelle mani di Dio i loro giorni intessuti di gioie e di sofferenze, di speranze e di fatiche, di fedeltà al Vangelo e di passione per la salvezza spirituale e materiale del gregge loro affidato. L'amore di Dio per noi, nelle parole di Francesco, è un legame che nulla potrà spezzare se non il nostro peccato, ma anche in questo caso Dio ci rincorrerà per ristabilirlo e dopo la morte sarà ancora più forte. Anche le potenze demoniache, ostili all'uomo, si arrestano impotenti di fronte all'intima unione d'amore tra Gesù e chi lo accoglie con fede. Preghiamo perciò per i nostri fratelli defunti e non solo, conclude Papa Bergoglio. Preghiamo anche per noi, che il Signore ci prepari a questo incontro. Non sappiamo la data, però l'incontro ci sarà. Papa Bergoglio poco fa ha inviato un messaggio su internet, lo ha fatto tramite Twitter, ha espresso solidarietà e vicinanza al mondo dei missionari. Dice il Papa: ringrazio tutti i missionari, uomini e donne che lavorano tanto per il Signore e per i fratelli senza fare rumore. Davvero un attestato importante quello del Papa di vicinanza, di solidarietà. Ma adesso cambiamo argomento, perché oggi è stato presentato a Roma il nuovo libro del Cardinale Stanislao Giwisz, lo ricorderete tutti, il più stretto collaboratore di Giovanni Paolo II, è stato suo segretario particolare. Un'opera, quella del Cardinal Giwisz, per comprendere la santità del Papa che ha cambiato la storia della Chiesa e del mondo. C'era per noi il collega Michele Sciancalepore. Il mistero della santità di Karol Wojtyła nella testimonianza dell'uomo che gli è stato più vicino. Così recita la controcopertina del libro intitolato Ho vissuto con un santo, un nuovo ritratto di Papa Giovanni Paolo II nelle parole del Cardinal Stanislao Giwisz, che per quasi 40 anni ha visto da vicino la santità nella sua dimensione ordinaria e straordinaria. Il beato pontefice polacco sarà canonizzato il 27 aprile del prossimo anno, ma per il cardinale arcivescovo di Cracovia, che è stato suo segretario personale per 4 decenni, la voglia di infinito di Papa Wojtyła è apparsa subito evidente, così come sono sempre stati lampanti i segni della sua santità a chi lo ha conosciuto bene. Un primo segno era quello della preghiera. Una grande profondità di preghiera, spontaneità di preghiera, si immergeva nella preghiera. Un secondo segno era vedere tutto nella luce di Dio. E un terzo segno è la sua volontà fermissima di fare la volontà di Dio in tutte le cose. Aprire la porta a Cristo vuol dire entrare in un rapporto stretto che in un certo modo crea la realtà e in un certo modo influisce su tutta la vita della persona. E lui era così, aperto a Cristo e aperto agli uomini. Il libro è il frutto di una conversazione di Don Stanislao con il giornalista Gianfranco Swiderkowski, il quale non nutre dubbi sulla continuità pastorale fra Giovanni Paolo II e l'attuale pontefice. Quando il Papa si è affacciato, Papa Francesco, quel buonasera, quella gente si è risentita di nuovo accolta, non corrisponde un po' a quando il Papa si affacciò Giovanni Paolo II e disse: voglio mi corrigerete?